Salvatore Aloi non recupera per la gara di domani ore 20 del Pescara a Fermo. Il centrocampista viene preservato in vista dei play-off. La sua assenza si aggiunge in mediana a quella di Squizzato. Chiavi del centrocampo dunque affidate a D'Agasso con Tugnov e uno tra De Marco e Franchini. Davanti dovrebbe toccare di nuovo a Cuppone con Accornero a sinistra e Merola a destra, anche se sul bomber biancazzurro il tecnico Cascione dice di volerci ancora riflettere. Nella mia testa ho già deciso comunque qual è la formazione che scenderà domani in campo, forse ancora una piccola cosa ancora da valutare per quanto riguarda Davide Merola, che comunque si porta dietro con questo piccolo fastidio e quindi è da valutare fino all'ultime ore prima della partita, però comunque si è allenato regolarmente. Le prime quattro partite della sua gestione erano state mediamente apprezzabili, soprattutto per la compattezza mostrata dalla squadra. Poi lo scivolone con l'Ancona, che Cascione spiega così. Ma la partita sbagliata non è stato sotto il profilo tattico, è stato proprio di questa voglia di atteggiamento sbagliato in quelle piccole aggressioni. Perché poi dopo la squadra ha seguito bene l'indicazione, è stata corta, è stata compatta. Però poi dopo ci vuole questa cosa qui che fa la differenza, la voglia di non prendere gol e soprattutto la voglia anche di fare gol, perché quando ti capitano 3-4 occasioni nei primi 20 minuti bisogna concretizzarle con la stessa cattiveria di quando difendi. È quello che ci è mancato in questa partita. Nella fermana, squalificato Scorza, recupera Sorrentino. Il tecnico Mosconi dovrebbe optare per Borghetto tra i pali, Spedalieri, Heinz e Forti in difesa, Quinti, Carosso e uno tra Niang e Petrungaro, interni Malaccari, Giandonato e Misuraca, davanti Sorrentino e Paponi. Domani ho bisogno di una squadra che capisca l'importanza innanzitutto della partita, perché questa partita qui, se viene fatta nella maniera giusta, ci fa affrontare i playoff con un'altra mentalità. La Fermana è una squadra che sta bene, una squadra che con un nuovo allenatore ha perso due partite e basta, ha fatto 11 punti, è una squadra che ha cambiato il modo di giocare in maniera ancora più aggressiva, ha capito l'importanza comunque del periodo e nonostante comunque sia in una posizione molto complicata, è una squadra viva, quindi se andiamo lì pensando di dover fare solo la partita sotto profilo del possesso palla, commettiamo un grandissimo sbaglio e ne usciamo con le ossa rotte.